ragazzi, siamo grazie, siamo tornati con un nuovo episodio del Parliamo Marron Merda. E oggi, come abbiamo promesso, siamo nella palestra. Sì, però la palestra voglio fare io, Agab. Perché? Perché sì, perché non ho fatto un cazzo fino adesso. Passa dietro. No, perché? Famoselo. Mori male. No, questo è B. Ah, questo è B. Alto là il sudore da qua, non so. Vai, vai, vai. Questo è proprio easy. Questo me lo sento. Questo, cioè, questo sta lì, è là, sta là. Geodude. Mamma mia, questo è un uovo nero. Sì, questo è qua. Vai, bolla raggio a bolla. Bam, bolla raggio. Bam, mori male. Ole. Oh, è morto. Spacca di brutto. Mamma mia. Spacca di merda. Youngster Josh sta per usare. Chi sta per usare? Non lo so, però io ho sbagliato. Frax mi sa che sta in panchina. Sì, sta, è... sta cosa, perché ci pensa solo lui. Un altro Geodude, ma se è fantasia. Anda. Scommetto per terza, è un altro Geodude. Probabile. Oh, un altro Geodude. Cioè, fammi capire, ma calato. Guarda. 10-8-6, cioè. La mano più forte e poi più pippa. Non funziona. Ha calato il poker tazzi. Mamma mia, spacca di brutto. Io, sulla traccia, coglione. Fai proprio un popone. Va bene, fanculo. A te chi t'ha ingraiato. Che e... t'ha ingravidato, penso. Penso di sì, infatti. Vai così con l'altro. Sbam. Lotta ora, spero di non incontrare. Di incontrarti mai più. Ma sono dislessico oggi. Incontrare. Incontrare. Young Master Tommy vuole perdere. Ah, quello invece era Young Josh. Sì, grazie. Ce n'è solo uno. Sì, ce n'è solo uno però. Quindi questo qua può fare easy. Ciao bello. Sarà bella, sta bella molto. Ciao. Ciao. Allora, adesso è arrivato il momento epico. Perché siamo per battere il Petra. Sì, ma io... della palestra di... Roccia. Petra. Quindi, adesso conquisteremo la medaglia. Perché ovviamente abbiamo quello perfetto per vincere subito. Quindi ciao. Perché è un maglio? Perché siete che non è Petra. Sì. Allora, sono Pucci. Sono Pucci, non mi conosci. Sai, sono molto famoso che si faccia conosci col col porco di mono sopracciglio. Carina, guarda. I vostri guardate. Sono i preferiti. Sei pronto a perire sotto 300 grammi di ciccia? Forse è quella cosa che mi preoccupa, sinceramente. Non è proprio. Vabbè, ciao Onyx. Ma che cazzo? Vabbè. Ciao Onyx. Ciccio manda Snorlax. Perché? Rax. Eccolo Frax. Ma perché hanno cambiato? Gatturi il Pokémon suo con la Master Ball. Non si può fare, ma perché non hanno cambiato tutto qua? Non so che non si può fare. Guarda Frax come dorme beato. Cazzo. Questo ci si incula la pecora. Si incula male. Ma proprio pesante. Fai azione. Gli faccio una pippa. Raga, qua perdiamo. Calma, metti Frax che è de fuoco. Ma che de fuoco? De d'erba Frax. A parte c'è solo confusione. Appunto. Posso andare a confusione proprio bam bam bam. Tutto confuso e fa tutto da solo. È più dura di quanto pensavamo. Go Frax, Snorlax e roccia tomba. Ecco, ciao Frax. Ciao ciao. Pa, 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 pa. Diciamo che è stato molto utile e sì. Frax è esausto. Frax è veramente un acquisto della Madonna. Oddio, basta! Questo sarà forza. Che palle! Azione. Mamma mia! Oh, buona raggio. Hai finito il PP? Bene! Ottimo! Demannazione, togli una volta! Manco ci arriviamo! Questo gli fa un cazzo, vedete? Non gli fa un cazzo no, gli togli uno. Sassata, bella. Mo ci ha trambato? No, ancora no. Incredibile. Sì, tanto prima vince per forza lui. Sassata, tramba. Manca alla fine. Bam! Vai, un'altra sassatina. Facciamo etere, potevamo usarlo con la raggio. Stica. Coglione esausto, duccio esausto. Ok, coglione mi sa che salirà al 30 in poco tempo e 24. Ok, magicamente coglione abbiamo salito... allenato tantissimo coglione e sì. Sta al 24. Sta al 24 e adesso non siamo attenti al poker center, quindi dobbiamo rifarci tutta la strada, quindi ci vedrete direttamente lì in palestra, ma rifaccio io la strada. Ok, rieccoci qua. Incredibile, jumper. E andiamo subito da sto stronzo che manda Snorlax invece dei Pokémon di roccia, pezzo di merda, vai. Se hanno spanculato tutti i Pokémon è complicato. Eh sì. Abbastanza complicato. Dai, sì, dai. Vabbè, quelli obesi. Ah, perché quelli... mette quelli obesi, capito? Porca tre che palle, puccio di merda. Poteva mettere Goldmire. Pucci. Adesso entra obeso Goldmire. Sì, vai, vuole perdere. Vai, vai. Oh, vai. Diciamo che abbiamo potenziato leggermente il nostro Pokémon, quindi bolla raggio e vaffanculo. Dovrebbe morire? No, morire no. Vabbè, magari resta così un po'. Penso così. Mazza, preciso! Perché ha fatto un brutto colpo. Spam! Speed fell! Speed fell! C'è sempre bolla raggio, tanto quello sì, fa sì.
No, con quello pure usi burro. Allora, qua facciamo gli azioni così non stai con un bullaraggio. E tanto che ce ne hai vinti. Voglio fare azione. Chuck! Inutile. Se chiamo Chuck, Chuck si gira. Madonna mia. Madonna mia. Coglione mutazione. Bello, eh? Bravo. Continua a fare azione. Bravo. Bravo. Proprio perdita di tempo. Vabbè, è una tattica. Sì, sì. Tac, posto. Morto questo, mamma mia. Calvario era questo qua. Ciao! Ciao Prax! Ciao Prax! Ciao! Cazzo, ma la stessa battuta! Ciao, ciao! Cazzo! Ciccione Gucci Silvio! Dai, dai, dai! Cambiare il Pokémon! Perché no? Perché no? Perché non cambiare? Giustamente! Ciccione Gucci manda Silvio! Silvio, Silvio! Ciao Silvio! Ciao! Ciao Silvio Berlusconi, ciao! Uguale comunque, guarda! Identico! Ciao Silvio! Guarda, guarda come non muore! Guarda come non muore, no! Sì, muore, sì, no, io ho detto. L'ho sempre detto che moriva con questa bola raga. Avversario sì, esausto. Dai, guarda, dai. 411 points. Mazza, 15 minuti. Ah, vabbè, perché ci ha messo tipo 2 minuti a tornare. Io ho vinto, tu no, papapero, tu non puoi capire vecchio. Dai grandi poteri, di grandi responsabilità, che è Spider-Man. Padroneggiamo. Bam, Duccio riceve due etti e mezzo di prosciutto. Impiastati col pelo del mono sopracciglio di Pucci. Mamma mia! Bella medaglia, insomma. Mamma mia! Questo prosciutto ti consentirà di accedere alla sega Pokémon. E prendi anche questo. Duccio riceve il TM39. Buono. Contiene roccia tomba. Dove cazzo gli pare? Questa MT non contiene un cazzo. Me la vuoi buttare nella rumenta? Sono tanto obeso che non passo dalle porte. Vabbè, vaffanculo. Incredibile. Andiamo avanti. Ehi vecchio, via dalle palle. Chi è? Non trovate il Team Rocket. Ma questo perché cammina così? È un granchio. Ma perché? Incredibile. Aspetta, tu non lo sai, ma io sono il principe Giglio. Ma dove va? È incredibile. Puoi assegnare uno stesso al menu. Eccolo, quello che cammina sempre. Tu, quello scemo, volevo dire quel genio che mi ha salvato nel fantabosco. Stronzo. Presto, non stare lì impalato, non vedi che non posso girarmi. Il programmatore mi ha disegnato solo davanti. Non ho né culo né fianchi, faccio anche quasi rima. Insegui, ma chi? Quello là del team mamma. Basta. E poi come di tre poi. Presto inseguilo! Presto inseguilo! Presto inseguilo! Tac 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 tac. Dove siamo qui? Tac tac tac. Qua siamo pure a luna, consigli. Consigli nudi. Non perdere tempo a leggere questi stupidi cartelli. Il rapinatore sta fuggendo. Sicuramente non sembra il caso. Ok ragazzi, il rapinatore lo inseguiremo nella prossima puntata. Perché oggi siamo dilungati parecchio per fare la palestra. Quindi niente, se lasciate tanti like qui sotto, come al solito continua Pokémon Roberta. Quindi bella. Alla prossima. Ciao. Ciao. Yeah.